ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, sono in una location un po' insolita, però durate le vacanze, mica potevo lasciarvi senza un video, un altro contenuto. Infatti, eccomi qui. Oggi analizzeremo un argomento che noi nutrizionisti vi facciamo sempre una testa grossa così: le fibre. Fibre di qua, fibre di là, dovete mangiare tante fibre. Lo diciamo sempre, però spesso non spieghiamo perché lo dovete fare. Infatti, oggi vi dirò per filo e per segno il motivo per cui dobbiamo assumere sempre tante fibre tutti i giorni, senza proprio saltarne uno. Per chi non mi conosce ancora, io sono Maria e sono una nutrizionista per lavoro e per passione soprattutto. Se ti interessano tematiche come ricette super golose e consigli su come perdere peso in modo sano e naturale, non devi fare altro che iscriverti al mio canale, attivando anche la campanellina per essere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. E adesso torniamo al tema di questo video. Le fibre sono veramente molto importanti per chi cerca di perdere peso e non solo, anche per chi deve migliorare gli esami del sangue e anche la funzionalità intestinale. Però partiamo dalla base. Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che le popolazioni che si nutrono principalmente di cibi raffinati e seguono un'alimentazione occidentale tendono al sovrappeso e alle patologie metaboliche. Al contrario, le popolazioni invece che seguono un'alimentazione molto ricca di vegetali, ovvero la fonte principale di fibra, hanno un'ottima salute e riescono a mantenere il loro peso forma. Per quale motivo succede questo? Prima di tutto, l'intestino è la parola chiave. Che cosa fanno le fibre a livello intestinale? Sono il substrato, ovvero il cibo principale dei batteri benefici che compongono il nostro sistema immunitario. Quindi per loro è fondamentale per poter sopravvivere. Se invece seguiamo una dieta particolarmente ricca di proteine, molto povera di fibre, quello che succede è che questi batteri così tanto benefici iniziano a scarseggiare e al loro posto sovraccrescono i patogeni. E questo che cosa comporta? Comporta un altissimo rischio di patologie metaboliche, sovrappeso e ovviamente alterazioni anche a livello immunitario e problematiche intestinali come ad esempio stipsi, diarrea, gonfiore, meteorismo, cattiva digestione, eccetera eccetera. Inoltre le fibre rilasciano glucosio in modo molto lento. In questo modo possiamo moderare anche i suoi livelli nel sangue senza creare il picco insulinico. Quando viene alterata la funzionalità dell'insulina, oltre che alterare i livelli ematici del glucosio, aumenta anche la sintesi endogena a livello epatico del colesterolo e dei trigliceridi. Quindi, se vogliamo proprio tenere bassi questi livelli, dobbiamo optare per dei cibi che sono molto ricchi di fibre e rilassano glucosio molto lentamente. Inoltre, sempre parlando di insulina e di un'alterazione della sua funzionalità, comporta anche un aumento della lipogenesi, ovvero l'accumulo di grasso nel corpo. Quindi anche lì, se vogliamo perdere peso, dobbiamo evitare i prodotti raffinati e optare per la loro versione integrale. Quindi quante fibre dobbiamo consumare tutti i giorni per avere tutti questi benefici? Le nostre indicazioni ufficiali consigliano 30 grammi di fibra al giorno. Come possiamo ricavare questa quantità? Molto semplice, optiamo per una varietà di frutta e verdura, legumi e cereali integrali tutti i giorni. Dovete mettere sempre un bel piatto di insalata mista con varie verdure, sia a pranzo che a cena,
a colazione optare per cereali come ad esempio la crusca di avena, che è molto ricca di fibre, oppure il pane integrale. Secondo voi la vostra alimentazione è ricca di fibra o povera? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, e se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel mi piace e iscrivetevi qui al mio canale per rimanere sempre aggiornati, non dimenticando di attivare anche la campanellina. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao!